Marcella ruba borse, profumi e collane in un negozio di via Roma, denunciato per furto un giovane di 26 anni. Pacheco preleva 600 euro al bancomat con una carta di credito rubata, arrestato un 43enne. Mazzara dragaggio del porto, forse ci siamo, questa mattina ha consegnato i lavori per il primo stralcio. Apicoltura, OCM Miele 2023, pubblicate le graduatorie con le aziende messe al contributo. Partanna al via lavori di rigenerazione di pianto sportivo comunale Peppino Impastato. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Scuole aperte oggi a Mazara e in altri comuni della provincia, chiuse a Castelvetrano e a Partan. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diffuso ieri pomeriggio un nuovo avviso di allerta meteo, scesa però a livello arancione. Le piogge di ieri non hanno provocato danni a Mazara, disagi si sono registrati invece nella circolazione dei treni nel Trapanese. Oggi rimane aperto nuovamente il Ponte Arena. I carabinieri di Pacheco hanno arrestato un trapanese di 43 anni. Sentiamo. I carabinieri di Pacheco hanno arrestato un trapanese di 43 anni accusato di furto e indebito utilizzo di carta di credito. L'uomo pregiudicato è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani. Il 43enne era già stato arrestato e denunciato nei mesi scorsi per alcuni furti commessi all'interno di alcune auto parcheggiate nel comune Pacecoto. L'uomo si sarebbe anche impossessato di una carta di credito custodita all'interno di una delle auto oggetto di furto e poi l'avrebbe utilizzata per prelevare 600 euro da un istituto bancario. Dagli accertamenti eseguiti dai militari dell'arma, anche con l'ausilio delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'arrestato. L'autorità giudiziaria quindi ha disposto per il 43enne gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'arrestato pertanto, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione. Furto di borse, profumi da un negozio in via Roma a Marsale. I carabinieri hanno denunciato una persona. Sentiamo. Con l'accusa di furto, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno denunciato a piede libero un giovane gambiano di 26 anni. L'uomo è l'autore di un furto messo a segno ai danni di un'attività commerciale nella centralissima via Roma, dalla quale avrebbe portato via borse, collane e profumi. Il 26enne avrebbe approfittato di un attimo di distrazione del titolare del negozio, che ha lasciato per qualche attimo la porta aperta del locale. In poco tempo il gambiano sarebbe riuscito ad arraffare quanto più cose possibili e a fuggire indisturbato. Il titolare del negozio, una volta tornato all'interno dell'esercizio commerciale, si è accorto del furto e ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto si sono portati i militari dell'arma che, dopo il racconto del titolare del negozio, si sono messi sulle tracce del ladro. Quest'ultimo, che ha precedenti di polizia, è stato rintracciato poco dopo in zona con ancora sulle spalle uno zainetto contenente il materiale rubato poco prima e altra refurtiva. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala per il reato di furto aggravato, mentre la refurtiva ovviamente è stata riconsegnata al titolare del negozio. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Sono state pubblicate le graduatorie delle aziende siciliane di apicoltura ammesse al contributo CM Miele della Regione Siciliana per l'anno 2023. Il bando ha previsto un finanziamento complessivo di 903.000 euro ripartito tra le varie azioni, distribuito a 140 aziende ammesse all'aiuto. A beneficiare dei contributi economici sono apicoltori sia singoli che in forma associata.
Parliamo adesso del dragaggio del porto canale di Mazara. Sono stati consegnati questa mattina i lavori del primo stralcio. All'incontro al comune erano presenti tra gli altri il sindaco Quinci, il direttore dei lavori ingegner Pietro Viviano e rappresentanti della ditta Ares, aggiudicataria dei lavori. Sentiamo. Un programma cronologico, abbiamo ascoltato la sua relazione. In pratica, quando inizieranno i lavori? I lavori inizieranno quasi immediatamente, perché da oggi l'impresa è messa nella condizione, con questa consegna definitiva, di poter iniziare i lavori. Evidentemente i lavori avranno uno sviluppo in cui per prima cosa dovranno essere fatti tutti i lavori preparatori affinché possa essere presente a Mazara la draga per effettuare poi materialmente il dragaggio, quindi tutti i lavori nella cassa di colmata, la realizzazione delle vasche provvisorie, le condotte di ritorno delle acque in porto, le tubazioni diciamo, con cui saranno avviati in cassa di colmata i sedimenti, e quindi solo dopo la realizzazione di queste opere provvisionali preventive saranno poi effettuati materialmente i lavori di dragaggio attraverso la draga che l'impresa ha già contattato per farla venire qua a Mazara. Possiamo concludere dicendo che comunque potrebbe iniziare tra un mese e mezzo, due mesi, per concludersi a dicembre? Sì, la previsione mia è appunto 15 giorni, un mese per l'organizzazione del cantiere, poi l'esecuzione di questi lavori e poi chiaramente con l'arrivo della draga l'ultimazione è prevista entro il 3 dicembre, ma io spero che possa essere anticipata almeno di qualche mese. Il torrente Mazzaro dal ponte fino alla foce con raggiungimento di fondale di meno 2 nella prima parte e di meno 2,50 nella parte terminale. 200 giorni di tempo da oggi per poter finalmente realizzare questa prima tranche di dragaggio del fiume Mazzaro e portarlo a profondità di 2 metri e 2 metri e mezzo. Ma è solo un inizio, perché come ho già annunciato tante volte, arriverà poi una draga acquistata e finanziata per il comune di Mazara del Vallo, ci sarà la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, c'è un progetto per la riqualificazione di tutto il waterfront lato da questa parte della città, lato Casba, del valore di 2,2 milioni di euro. Il progetto esecutivo sarà presentato entro fine anno ed è già stato finanziato con la misura PON Metro. C'è un'opera di riqualificazione delle banchine portuali con colonnine d'acqua, energia elettrica a servizio di tutti i nostri pescherecci e dei nostri marittimi. Insomma, stiamo investendo sul sistema portuale. Manca il grande salto che può essere realizzato con l'intervento dell'autorità di sistema portuale che consenta l'ingresso di Mazara del Vallo tra i grandi porti della Sicilia. Che vuol dire dragaggio dei fondali del porto, vuol dire investimenti infrastrutturali sulle banchine e quindi un porto che sia non più soltanto peschereccio ma possa realizzare la sua vocazione di porto commerciale e turistico. Noi stiamo lavorando su questa direttrice, alcuni risultati sono già raggiunti e li vedremo realizzati entro l'anno, alcuni arriveranno nei prossimi anni e speriamo che invece i grandi interventi sul porto possano essere presi in considerazione. Mazara ne ha bisogno. Potremmo anche noi accogliere un giorno le navi da crociera, così come il porto di Trapani, così come il porto di Palermo e altri porti della Sicilia. È in piena attività l'organizzazione di Blue Sea Land edizione 2023. A giorni sarà presentata la nuova immagine coordinata dell'evento che si terrà a Mazara dal 18 al 22 ottobre. La manifestazione di quest'anno avrà come tema Transizioni, un ponte verso un mare che cambia. E in questi giorni una delegazione del distretto della pesca e crescita blu guidata dal presidente Nino Carlino ha avuto a Roma alcuni incontri grazie ai quali è stato possibile programmare
programmare alcuni eventi che saranno inclusi nel programma di Blue Sea Land. Da segnalare gli incontri con il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, con il Ministro per le Politiche del Mare per il Sud, Nello Musumeci, e con il Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. Firmata la convenzione che consente di avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento di rigenerazione dell'impianto sportivo comunale Peppino Impastato a Partan, finanziato nell'ambito del bando Sport e Periferie 2020 per un importo di 700.000 euro, concesso al Comune di Partan dal Dipartimento per lo Sport e il Consiglio dei Ministri. L'intervento è legato sia alla riqualificazione dell'impianto esistente che alla valorizzazione del contesto nel quale risulta inserito per la pratica dell'attività sportiva. L'obiettivo principale è quello di dotare la città di un impianto sportivo funzionale e al tempo stesso rispettoso dell'ambiente, che sia in grado di soddisfare i bisogni della collettività. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, interverrà domani a Milano all'evento sulla dichiarazione non finanziaria e politica di sostenibilità promosso dalla società Edison. L'evento dedicherà anche uno spazio alla città di Mazara, dove Edison la scorsa estate ha inaugurato un parco eolico da 45 megawatt di potenza con un investimento di 57 milioni di euro. Giusi Lazzara, trapanese a 48 anni, è il nuovo presidente del comitato Coco Pro Inail di Trapani. È stata eletta dai componenti del comitato consultivo dell'istituto che si è insediato questa mattina. Lazzara da anni ricopre diversi ruoli nel sindacato della CISL, già segretaria provinciale e oggi anche presidente dell'ANOLF, l'associazione nazionale oltre le frontiere della CISL. Il comitato svolge un ruolo fondamentale di confronto tra parti sociali e istituto di indirizzo, monitoraggio, programmazione e progettazione di interventi nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa sera alle 19 nella parrocchia di Santa Gemma in via Castelvetrano a Mazara verrà celebrata la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Angelo Giordanella in onore di Santa Gemma nella ricorrenza annuale liturgica. Durante la messa ci sarà il tradizionale rito dell'accensione della lampada votiva che verrà consegnata quest'anno dalla scuola Cantorum e verrà consegnato il premio Gemma 2023 alle 20:30, una cena comunitaria insieme con il vescovo Angelo chiuderà i solenni festeggiamenti. Ed ora una nota di sport: si è svolto lo scorso weekend a Catanzaro il campionato interregionale di combattimento. I fighter taekwondo dei maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno di Mazara sono scesi in campo con la squadra femminile già campione d'Italia 2023 nelle categorie cadetti. Hanno conquistato le medaglie d'oro le sorelle Chiara ed Erika Russo e Vittoria D'Alcantari. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.